che cosa? Che è successo? In poche parole, la stavo provando perché dovevo fare da apripista su una corsa di salita. Mentre la stavo provando, praticamente ha iniziato a calarmi di potenza e da lì pensavo di aver rotto il motore, perché ho iniziato a sentire che girava 3-4 e praticamente ho tolto il piede. Da lì ho detto: c'è un tornante a 100 metri, mi fermo lì. Fino a lì, anche perché era buio, non vedevo se fumava, non vedevo niente, roba anomala non c'era. Mi fermo nel tornante e appena mi fermo sento puzza di benzina, al che ho spento subito la macchina, non c'era fiamma, non c'era niente. Ho fatto per sganciare la cintura, appena ho aperto la porta ho sentito boom, l'esplosione, e sono arrivate le fiamme fino dentro da portiera, che poi sono rientrate, perché cioè sono tornate, e al che ho preso subito l'estintore, ho iniziato a spegnere il fuoco, perché non era chissà quanto, però l'estintore è finito nel più bello. Quando stavo per soffocare mi ha abbandonato. Quindi l'estintore tu ce l'avevi ovviamente, però non è bastato, perché giustamente era un estintore di quelli portatili. Sì. Non è che puoi andare in giro con l'impianto di estinzione da corsa in una macchina stradale. Esatto, ma anche perché secondo me avrebbe fatto ben poco, perché un impianto da corsa non è che è focalizzato in un punto, è diviso su vari punti dell'auto e non li avrebbe spenta. Anche poi, perché non è che abbia grande capacità anche quello da corsa. Comunque da lì l'avevo quasi estinto, e nel mentre che aspettavo l'altro estintore che arrivava dall'aiuto che ho chiamato, e da lì praticamente ho aspettato un altro amico che arrivasse con l'estintore, che era andato a prenderlo al bar, e un bar lì vicino. È arrivato anche con quello, ho iniziato a spegnerla, sono riuscito a calmare il fuoco, quasi estinguerlo per la seconda volta, ma anche lì è finito l'estintore nel più bello. E da lì dopo, quando è arrivato il terzo estintore, non c'è stato più nulla da fare, potevo fare a meno di spruzzarlo perché il fuoco era già troppo acceso. E non c'era più nulla da fare, e anche perché in quel momento poi si è fatto corto il motorino di avviamento, avevo dentro la marcia, la macchina ha iniziato ad andare avanti e stava per andare giù per il bosco, e lì non me la son vista bella, anche perché se prendeva fuoco anche tutto il bosco, dopo sarebbero stati dei bei disastri. E quindi lì è il momento in cui ha deciso di fare questa diretta, che è stata vista da mezzo mondo e anche da me, e ricordiamo che era il 1° aprile, quindi io a casa dall'Aquila ho visto il tuo video in diretta, mi aspettavo, mi è arrivata la notifica Alberto Tiso in diretta, ho detto starà rifacendo qualche traverso con la Escort, apro, vedo le fiamme e io ho pensato, conoscendoti, che fossi capace di aver comprato del fuoco finto da cinema, fuoco freddo, quello che si usa nei film, e aver preso una scocca magari abbandonata così per fare questo pesce d'aprile, poi però sentendo il tuo tono di voce, vedendo che cioè la macchina era lei, ho visto i cerchi, ho visto anche, si vedevano dopo nelle foto anche i dischi che erano riconosciuti, insomma era lei, e quindi io per tutto il giorno, io insieme ad altri, abbiamo sperato che fosse un pesce d'aprile, invece non era un pesce d'aprile. Infatti ho fatto quella diretta proprio perché mentre chiamavamo aiuto molti non rispondevano, perché era mezzanotte, era un orario un po' così, e alcuni sapevano dove ero,
alcuni anche mi erano vicini e di conseguenza ho detto il metodo più veloce da raggruppare gente che mi vengono in aiuto è fare una diretta su Facebook, che di conseguenza arrivava la notifica a tutti. Ecco il perché della diretta, anche se è stata un po' criticata, perché alcuni mi hanno criticato per questo, però la mia intenzione era una richiesta di aiuto. Non sapevo come altro fare e ho fatto quella diretta. E poi c'è stata la scena del... Io ci ho pensato subito. Le Cosworth hanno quell'alettone, no? E con quel fuoco è cominciato a scendere e si è squagliato sul portellone. Quella è stata la scena peggiore. Sì, quella indubbiamente per me è stata la scena peggiore, perché uno arrivi alla fine della macchina, perché il fuoco è partito da davanti e arrivi al dietro. Due, ha iniziato a calare pian piano come se si stesse inchinando per terra, che non ce la faceva più. Quella è stata la scena più brutta, infatti se guardi mi viene a pelle d'oca ancora al pensarci. Veramente una brutta scena. Però per qualche giorno ci siamo sentiti di nascosto, tu mi hai detto non so se, non so ma, non è morta. Allora, inizialmente era dura da digerire, era dura da capire quanti danni realmente ci fossero, se il telaio riuscivo a salvarlo o meno. Per fortuna, con l'aiuto di alcune persone molto afferrate sul discorso, sono riuscito a trovare una strada per salvare l'auto e riuscire a riportarla in strada, riportarla in vita. E ci stiamo lavorando, tu lo sai bene, e vediamo di rimetterla in strada non come prima, meglio di prima. E sarà dura, ma con il supporto che ho credo di riuscirci alla grande. Se fossi da solo sinceramente non ci riuscirei, ma ho avuto una forza, ho ricevuto aiuto morale, materiale, e veramente una cosa incredibile. E mi hai detto che ci sono addirittura degli appassionati che si sono offerti, ti hanno portato dei pezzi di ricambio, cioè mi hai detto chi ti ha portato il freno a mano idraulico, chi ti ha portato dei ricambi dallo sfasciacarrozze. Sì, infatti c'è un ragazzo, mi è arrivato qua, il primo regalo che ho preso per Eclisse è stato proprio un freno a mano idraulico. Questo mio cliente mi è venuto e mi fa: ho un pensiero per te. E mi dà una scatola, ho detto ma cosa c'è? E apri, voglio che rimetti in strada Eclisse, è il mio contributo per lei. Apro ed era un freno a mano idraulico completo, al che mi sono commosso, perché è una scena non da tutti i giorni. Da lì molti altri si sono offerti di darmi aiuto. C'è anche chi mi ha chiesto di dare una PostePay o il codice IBAN, però io ho rifiutato perché non voglio che sia una cosa così. Il carrozziere mi ha chiamato, mi ha detto ci penso io all'auto. Veramente sto ricevendo un supporto materiale non indifferente, perché ci sono delle persone anche da Svizzera che manco conoscevo, che si sono offerte di darmi parte degli interni, chi il paraurti, chi, cioè, e non volevano niente. Cioè, questa cosa qua io mi ha lasciato senza parole. A questo punto mi toccherà venirla a ritrovare quando la finissi. Sicuramente, sicuramente. Appena sarà finita vedremo di rifarci due sgommate in strada, andare a far sentire come canta di nuovo e vediamo di farla tornare pienamente in forza. Ci conto.
buona base di partenza.